Presidente, ringrazio intanto per l'invito. Come già anticipato dal mio collega Mora, cercherò con la presentazione di dare un po' di informazioni relativamente a qual è la parte diciamo tecnologica relativamente alla minaccia mini micro APR. Intanto il titolo della mia presentazione è una domanda ovviamente provocatoria, perché fondamentalmente noi ci stiamo occupando di un settore che evolve decisamente in maniera più veloce di come debba essere affrontato. Un qualsiasi sistema di contrasto, una qualsiasi procedura, regolamentazione che noi possiamo pensare, nel momento in cui viene approvata, viene promulgata, eccetera, è già superata dalla tecnologia, che veramente evolve a una velocità impressionante, con dei costi che sono tendenzialmente vanno verso l'irrisorio. Non solo questione di costi, ma anche di la capacità di autocostruzione di questi mini micro APR sta diventando una realtà. Io ho avuto la possibilità di vedere mini e micro APR stampati con un paio di tecnologie con stampante 3D, quindi un semplice file, due stampanti, e viene costruito un mini micro APR che, con tutto quel lavoro che stiamo facendo per la regolamentazione, la classificazione, l'identificazione, non interessa nulla a nessuno, nel senso, chi ha intenzioni malevole ovviamente non ha interesse di essere certificato, regolamentato, identificato, eccetera. Quindi molto brevemente cercherò di dare una piccola illustrazione per arrivare più che altro a una conclusione che ci faccia capire il perché focalizzare l'attenzione, come anticipato dal mio collega, su un solo sistema, sia esso cinetico, di discriminazione, identificazione, non è sufficiente. Mercato in rapida espansione, l'abbiamo accennato, l'abbiamo sentito sotto diverse forme, ma di quale mercato stiamo parlando? E soprattutto andiamo a vedere cosa vuol dire costi di acquisizione delle piattaforme e quali sono le caratteristiche di queste piattaforme che andiamo a vedere. Allora, come già anticipato, l'evoluzione della macchina, del drone, è ovviamente direttamente proporzionale al supporto che esso deve ricevere. Siccome noi stiamo andando a occupare di quella fascia gialla, evidenziata in giallo, che volontariamente non è allineata con una delle categorie, per quello che dicevamo, abbiamo sentito parlare di classificazione per peso, quindi l'ENAV sta lavorando per classificare il peso sotto i 25 kg, all'interno della difesa ne parliamo di sotto i 20 kg, gli Stati Uniti parlano, è una classificazione che esiste, siamo d'accordo, questo è uno dei, questa non chiarezza sulla limitazione del peso ci fa capire proprio che, come l'ha accennato il dottor Cardi, in realtà è una convenzione, è una cosa che abbiamo deciso noi. La tecnologia non è legata al peso. Gli Stati Uniti parlano di 55 libre, quindi insomma stiamo parlando comunque di un peso e di una classificazione che è data da una capacità che noi abbiamo deciso essere quella capacità accettabile. L'evolversi della tecnologia magari permetterà invece a capacità che normalmente noi avremmo relegato su una categoria superiore invece di essere disponibile anche per elementi più piccoli e più leggeri. Ecco perché diciamo che la normativa, tutte le procedure che noi stiamo mettendo in atto devono vertere anche sulla capacità effettiva che questo mini micro APR può avere. Il mercato ovviamente in espansione significa che siamo vincolati da quello che è il fattore commerciale. Gli Stati Uniti inizialmente hanno cercato di fare una limitazione del mercato. Beh, questo non è stato possibile. Stiamo parlando di un mercato che nel giro di quest'anno supererà gli 8 miliardi, di un mercato commerciale. Quindi per forza ci siamo immersi a pieno e dobbiamo assolutamente cercare di regolamentarlo e affrontarlo tenendo in considerazione tutti questi aspetti. Facilità di acquisizione. Voi non ci crederete, ma se fate un giro su internet, la comunità dei droni è in forte attesa dell'uscita del Phantom 5. Sembra che sia, il Phantom è un mini drone, il primo lì nella lista del Phantom 4. Il Phantom 5 è un mini drone
che è atteso dalla comunità come è stato atteso l'iPhone X, cioè un vero e proprio evento, dovrebbe uscire in questi giorni. Il Phantom 5 si preannuncia avere delle caratteristiche che ovviamente sono segretissime, ma saranno superiori a qualsiasi drone attualmente in commerciale. Stiamo parlando di oggetti che hanno un valore massimo di 2.000 euro, quindi accessibili a tutti. L'acquisto ovviamente può avvenire tranquillamente via internet, su reti commerciali regolamentate e trackate, su reti commerciali non trackate. Ecco perché, come stava accennando prima il colonnello, anche la fase iniziale, ovvero di ricerca delle informazioni, di controllo delle informazioni, da dove arrivano questi oggetti, è fondamentale. Abbiamo sentito parlare, quali sono le principali caratteristiche di questi droni? Beh, intanto stiamo parlando di una radar cross section inferiore a quella di un piccione, quindi una cosa molto piccola, ed è per questo che non solo una radar cross section che facilmente viene occultata da quella che è l'orografia del terreno e degli edifici circostanti in un ambiente urbano, ad esempio. La rumorosità di questi droni, stiamo andando a livelli di rumorosità sempre più bassi. E poi vorrei far fuori la vostra attenzione sulla durata. Il Phantom 5, insieme a un altro che adesso non ricordo il nome, vantano una autonomia di 25 minuti con una velocità che viaggia intorno ai 50 km orari. Bene, se voi andate su internet e provate a mettere elaborazione del drone, è un po' come si faceva quando si era un pochettino più giovani con i motorini. È facilissimo trovare dei tutorial per cambiare passo delle eliche, cambiare potenza distribuita, microchip, elaborazione, sostituzione di chip, quindi anche il discorso che veniva fatto prima, identificare attraverso un chip all'interno del drone. Tutti questi oggetti sono disponibili via internet e facilmente reperibili. Addirittura il Phantom con questa elaborazione via internet può viaggiare fino a 100 km orari. Insomma, stiamo parlando di parecchi metri al secondo. E poi una cosa che attualmente non ho ancora sentito trattare è il fatto che noi stiamo lavorando molto sul controllo di questo drone, ovviamente dicendo che il riconoscimento del pilota come elemento caratterizzante, e in realtà la tecnologia sta evolvendo in un'altra direzione. Questa tipologia di drone viaggerà su piattaforma GPS per ora, ma nel futuro secondo me sarà svincolata dal GPS, soprattutto nella fase finale del volo, e quindi di più difficilmente gemmabile. Quali sono le sfide? Il colonnello Mora ne ha elencate 7, io ne aggiungo qualcuna. Per me una sfida grossa è sicuramente l'uso regolamentato dei mini micro AS, in quanto la regolamentazione ci deve servire a discriminare ciò che non segue le regole, questo è fondamentale. Perché il clutter che viene formato, il numero di droni è sicuramente in evoluzione. Ovviamente dovremo definire, saranno definite quelle che sono delle aree sensibili dove ci dovrà essere una restrizione del volo, non con un NOTAM, come è stato prima accennato, che è un Notice to Airmen. Qui non stiamo parlando di operatori certificati, stiamo parlando di operatori improvvisati che potenzialmente con intenzioni ostili, quindi il NOTAM non lo guardano. L'installazione dei microchip identificativi assolutamente è fondamentale. Ora sulla gestione poi del dato che viene dal drone, quello sicuramente ci sarà da lavorare e analizzarlo, però questa è una caratteristica fondamentale. Certificazione degli operatori, che facilmente ci permette di identificare chi ha la licenza tra virgolette, chi no. E poi attraverso la certificazione e l'omologazione dei velivoli. Una cosa, se non erro, uno dei criteri per la... attualmente non esiste un'effettiva certificazione, però uno dei criteri per la certificazione sarà data da quelle che sono le funzioni di homing, hovering and landing, ovvero cosa succede al drone nel momento in cui perde il segnale con il suo controllo. Allora, autonomamente il drone potrebbe portarsi verso un luogo sicuro, definito a priori a livello software, oppure potrebbe stazionare su un'orbita predefinita, fino a che non viene esaurita la sua carica, oppure seguire un volo preprogrammato verso un punto chiamato casa, chiamato sicuro, eccetera. Bene,
queste sono tutte programmazioni software. La parte cyber è fondamentale, perché questo software può essere sicuramente programmato anche con intenzioni ostili. Quindi un intervento magari volto a eliminare il controllo con il remote, con il telecomando, con il radiocomando, potrebbe addirittura aggravare la situazione, permettendo al drone di continuare a compiere la sua azione malevola. Dove andiamo a intervenire? Bene, in quanto difesa, le aree di possibile intervento fondamentalmente si definiscono in tre. Volontariamente vanno da destra verso sinistra, in quanto diciamo che in generale come difesa siamo abituati a gestire operazioni fuori dai confini nazionali, una FOB. Per assurdo, seppur la più pericolosa dal punto di vista di difesa aerea, è la più facile da gestire. Successivamente ci spostiamo verso sul campo nazionale, quindi un territorio decisamente più difficile da gestire, fino all'area urbana con delle aree decisamente con delle aree magari dedicate da dover gestire. Il possibile intervento fuori dai confini nazionali. Beh, in realtà l'attacco da drone non viene affrontato in maniera diversa da quella che può essere l'attacco da un camion, l'attacco da un missile, eccetera. Viene affrontato nella stessa maniera, quindi facilmente diversificando la capacità, stratificando la capacità nella forward operating base, combinare quelli che sono i diversi sensori ed emettitori che creano la capacità di sorveglianza, e a questo punto discernere in maniera facile quelli che sono magari dei droni amici da droni ostili, e a quel punto la capacità di contrasto multiplo non può essere semplicemente limitata a un tipo di contrasto cinetico, che può essere il calibro 22 a 20 metri a un cecchino posto su una torretta a un fucile elettromagnetico, ma è l'insieme di tutti questi che aumentano la capacità della base. Bene, in ambito nazionale è ben diverso. Aree sensibili. Fondamentalmente serve la normativa, è fondamentale, devono essere identificate queste aree sensibili. La codifica, ne abbiamo già parlato, dobbiamo sapere chi è fuori dalle regole per poter facilmente e velocemente intervenire. Stiamo parlando di oggetti che volano a 40 metri al secondo, sono abbastanza veloci. Non so se avete visto quei video dove fanno delle gare al chiuso in percorsi ad ostacoli con i droni, con i visori tridimensionali del drone. Cioè, sono abbastanza veloci, sono abbastanza inquietanti. E ovviamente si sta parlando di una sorta di implementazione hardware e software di geofencing. Geofencing è una barriera elettromagnetica, può essere integrata all'interno del drone con un software, potrebbe essere invece impiegata per difendere i perimetri di un'area sensibile. La fase reattiva, accennato dal collega, le rules of engagement sono fondamentali, come poter reagire a un attacco del genere. È impensabile sparare anche da un'area sensibile verso l'alto con un fucile, è impensabile, le ricadute potrebbero essere disastrose se il drone anche venisse colpito, dove va a cadere? E quindi creare la creazione di bolle dove si può intervenire, appunto sarà la funzione della norma del rango primario. Già detto, uso di armi specifiche, una sola arma non può essere la soluzione. In ambito nazionale, beh, è stato citato prima, sono stati un paio di concorsi da parte della difesa, sia al G7 di Taormina che nel concorso del Giubileo della Misericordia nel 2015. Le lesson learned, le lesson identified che sono emerse, ovviamente sono un po' più di queste, comunque rispecchiano quello di cui abbiamo parlato, quindi un elevato clutter. Noi, in una base fuori dai confini nazionali, tutto ciò che è fuori tendenzialmente può essere visto come ostile, è più facile, in un ambiente urbano non è così. Safety considerations, non siamo gli unici droni che volano, non sono quelli ostili, tutt'altro, operatori di forze dell'ordine, vigili del fuoco, tutti ormai utilizzano i droni. E le tempistiche di reazione richieste sono ristrettissime. In ambito urbano stiamo parlando veramente di tempistiche inferiori al minuto. L'altra cosa importante, leggermente accennata dal mio collega, è lo sharing delle information tra le varie istituzioni che operano all'interno di un'area. Questa è in realtà l'informazione fondamentale.
Ecco che in questo caso la codificazione del drone potrebbe essere veramente la soluzione. Altre lesson learned, stiamo parlando ovviamente di quelle che sono le interferenze del campo dello spettro elettromagnetico esistente. Non si può saturare l'area con un contrasto elettromagnetico perché non funzionerebbe più nulla. E successivamente quello che abbiamo detto, la presenza di personale civile, quindi le regole di ingaggio. Andiamo sulla tecnologia. Allora, fondamentalmente la tecnologia si basa, come abbiamo detto, individuazione, discriminazione, intercettazione e soft kill o hard kill. Soft kill cerchiamo di prenderlo, di inibirlo, hard kill dobbiamo distruggere. Come vedete, la tipologia fondamentalmente si basa su tecnologia radar attivo passiva e sensori elettro-ottici o infrarosso. Volontariamente è duale, è presente sia nell'individuazione che nella discriminazione, in quanto la discriminazione, ovvero identificare quello che è il drone in questione, deve avvenire sicuramente dall'operatore a livello ottico, mentre l'inabilitazione potrebbe essere tramite jammer oppure tramite fucile elettromagnetico in caso di hard kill. Andiamo un po' più nel dettaglio. Diciamo che con mini e micro aerei i range di azione sono più o meno identificati. Come vedete, fuori dal nostro range di azione di 8 km principalmente, stiamo parlando di intelligence, ci servono le informazioni. Volontariamente l'area viola è detection track identification, questa è l'area più complicata. Soft kill e hard kill per assurdo è la parte più facile. Cosa stiamo dicendo in particolare? Che non esiste una linea demarcata, non c'è un punto preciso dove inizia una fase e ne finisce un'altra, ci sono diverse aree che si sovrappongono, soprattutto quella di detection, di track e di identification. Cosa abbiamo disponibile sul mercato? Bene, chiedo scusa se il particolare della slide non si legge bene, ma in realtà quello che mi interessa è la distribuzione delle freccette di dove è disponibile. Come vedete, non esiste un mercato che da solo è in grado di saturare l'area di detezione, di track e di disruption. Non esiste un mercato unico. Ci sono diversi settori dove ogni area è coperta da una tecnologia, ma non esiste un settore omnicomprensivo. Ed è proprio questo questo ci fa vedere anche che l'efficacia invece delle soluzioni proposte, anche qui, a parte una buona concentrazione di efficacia nella parte di detect, track, identify, non esiste una soluzione unica che è in grado di coprire tutte le aree. E questo arriviamo finalmente a quelle che sono le conclusioni, il way ahead, ovvero la necessità di diversificare i sensori, quindi radar attivi passivi e OIR e eventualmente acustici, la modularità di questi sensori e di questi sistemi che devono essere adattabili a diversi scenari. In alcune aree potrebbe non essere necessario sapere che cosa sta facendo, noi diamo per assodato che tutto quello che è al di fuori di una bolla è nemico, mentre in altre aree è necessario magari discernere cos'è amico e cos'è nemico. E ovviamente poi la diversificazione dei sistemi inabilitanti. Nel momento in cui, come già detto, un sistema inabilitante è disponibile, esiste già la contromisura, soprattutto se si va nel campo dell'elettronica. Questa vi può ricordare la slide del colonnello Mora, in realtà è fatta sulla falsa riga per lo stesso motivo. Non esiste, al fine di avere un sistema che sia in grado di contrastare la minaccia UAS nelle varie aree di competenza, fuori dai confini nazionali, in area urbana e in la difesa delle installazioni sensibili, è necessario un sistema che sia in grado di essere modulabile e scalabile in tutte le aree di competenza, quindi detect, track, identify, deceive, NDC, and defeat. Con questo io avrei concluso e rimango in posizione per domande.